centro tra deserti e città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farà. Farhad, abbandonato da Ombra, tradito dal fratello, vuole saperne di più. Nel regno delle ombre, dove può volare, allungarsi o trasformarsi in albero o roccia, incontra Ombra, che disperato scopre di essere parte della tenebra, un granello dello scorpione nero. Farhad! Farhad è via da troppo tempo ormai. Dobbiamo fare qualche scorrettissima cosa. E come? Dove lo cerchiamo? Meglio aspettare. Farhad sa che può trovarci qui. Rashid ha ragione. Possiamo soltanto aspettare. E se fosse in pericolo? E se in questo scorrettissimo momento avesse bisogno di noi? Non preoccuparti, ragazza mia. Vedrai che Farhad ce la farà. Sì, come sempre. Ne sei così sicuro, Ali? Ultimamente non mi sembra che le cose gli vadano benissimo. No, voglio dire, qualche difficoltà in più, ma anche nelle avversità Farhad sa sempre cavarsela, è scontato. Recupererà Ombra senza dubbio. Lo aspettiamo. No! Certo, andare e venire da questi mondi paralleli non è impresa da poco, si capisce? No, non può essere! Non è vero, non voglio! Aiutami, Farhad! Sì, ma non so di che cosa stai parlando. E poi non capisco se Ombra è sempre prigioniero di Layla oppure no! Io sono l'ultimo granello di Namirash, dello scorpione nero! Sono fatto di oscura e profonda tenebra! E tu sei il paladino della luce! Questo ci ha sempre uniti! Non voglio più separarmi da te! Ho paura di quello che potrebbe accadermi! Conta su di me, qualsiasi cosa succeda. Boh, mettiamoci a dormire. Ci sveglierà Farhad. Come fai ad essere così correttamente sicuro che torni? Deve tornare. Gli abbiamo prestato le nostre ombre e non vorrà certo lasciarci senza. Giusto, roventi sabbie. Io ci tengo alla mia ombra. È piccola, ma mi fa compagnia dalla bellezza di 847 anni suonati. Allora, buonanotte, fratelli. Io tanto non chiuderò occhio. Farhad! È tornato! Ero sicuro che ce l'avresti fatta. Farhad! Dov'è Ombra? Ma come? Sono qui, non mi vedi? Ombra, non la vedo. No. Eccomi qui, Tilda! Io... Ehi! Sei diventata cieca? Ombra! Alla buon'ora, credevo di essere diventato invisibile. Ma tu chi sei, Ombra oppure Farhad? Oh, ma insomma, è così difficile? Io sono Ombra e sono Farhad. Chiaro? Come no, sì, altro che chiarissimo. Lasciate che vi spieghi, ragazzi. Credo che laggiù, nel regno delle ombre, sia successo qualcosa di veramente strano. Più che strano, roventi sabbie capovolte! Mai visto un simile sortileggio? Di che cosa vi sorprendete? Farhad e io siamo sempre stati inseparabili, ora ancora di più. A proposito, grazie per il vostro aiuto, ma forse ora vi farà piacere di avere le vostre di ombre. E voilà! Ah? Beh, anche questa è fatta, grazie ancora.
Ragazzi, vi ho lasciati soli per un po', ma vi ritrovo piuttosto moscetti e che facce allucinate! Vi siete lasciati andare! Io lo dico sempre, troppi Borek! Non c'è niente da ridere, Ben! Dobbiamo chiudere i conti con Laila e abbiamo poco tempo! Come diavolo pensate di dare battaglia ridotti così? Me lo dico! Ragazzi, su questo Ombra ha ragione! Certo che ho ragione! A partire da adesso vi sottoporrò a un duro e necessario addestramento! Qui bisogna cambiare e io sono il tipo giusto di cui avete bisogno! È chiaro a tutti il concetto? Bollenti dune! Chi crede di essere quell'ombra? Ora non ti agitare anche tu, lascialo fare, non gli dare peso, vedrai che tra poco si calma! È evidente che nel regno delle ombre sia avvenuta una simbiosi. Una simbio che? Come? Ombra e Farhat stanno insieme nello stesso corpo, probabilmente non durerà per molto, studierò la cosa e... Che confabulate voi, lavatini! E tu che dicevi, hai voglia di studiare, eh? Ti darò io qualcosa su cui lavorare! Andiamo! Vuoi un invito scritto? Coraggio, marsh! Meglio assecondarli, l'importante è che Farhat sia tornato. Visto che ci tocca sgobbare sotto questo sole infernale, è meglio che dia a tutti un po' di vigorilla. Coraggio, sotto a chi tocca! Ah, fermo lì, non ti muovere, ti ho scoperto! Niente aiutino, caro il mio furbone! L'addestramento va affrontato con le proprie forze! Vi voglio forti e autonomi, chiaro il concetto? Quello che è chiaro è che se mi rompi un'altra ampolla sarò io a rompere qualcosa a te, in guardia! Senza, Tilda ha detto che forse non durerà molto! Lo spero bene, roventi sabbie! E se invece non gli passa? Ora vedremo quanto sei in gamba. Rispondi, cos'è un maglev? Oh! Avanti! Treno a levitazione magnetica che si sposta su rotaie senza toccarle grazie alla tecnologia. Un fotodiodo? Congegno fotosensibile in grado di variare l'intensità del... Silicio! Sostanza utilizzata nei chip dei computer. Velocità di un uragano. Oltre i 100 km orari. Specie di insetti in tutto il mondo. Più di 1 milione. I mammiferi invece. Più di 5.000. L'albero più alto in assoluto. Eucalipto australiano, metri 132, il verme più lungo. Linnaeus longinimus, 55 metri. L'animale più veloce. Falco pellegrino, 270 km all'ora. Danno luce. Insomma, adesso basta, nemmeno Miss Keol mi trattava così. Male, malissimo, vuol dire che era una pessima insegnante. Hai 20 minuti per ripararlo, anzi te ne do 10. In combattimento ne avresti molti di meno. E va bene, vediamo che cosa si può correttissimamente fare. Ehi, Rashid! Scusa, ti ha svegliato per caso? No, ero solo sovrappensiero. In combattimento non si può mai stare sovrappensiero, bisogna pensare e in fretta. Hai 15 minuti per inventare un'arma, possibilmente micidiale. Quanto a te? Chi? Io? Ho un compito facile per te, Ali Sayed. Facile, promesso? Trova dell'acqua. Certo, se è per così poco. Non poca, molta. Voglio abbastanza acqua da poterci riempire un lago. Un lago nel deserto del Rimal? Ma ti sei bevuto il cervello? Pensi di poter combattere Laila con i mezzi di sempre? Qui bisogna pensare in grande, superarsi, andare oltre il limite. Certo, sabbia in tempesta, oltre il limite della follia, ecco la verità. Farhat, cioè, volevo dire, Ombra, forse sarebbe il caso di calmarsi un po' e ragionare. Per favore, abbi pazienza, Ben, e prepara i Borek. I ragazzi avranno fame dopo tutte queste prove. Farhat, sei di nuovo tu o mi sbaglio? Non hai sentito? Prepara i Borek e falli buoni l'ultima volta, erano troppo salati. Troppo salati? I miei Borek? Ma come ti permetti di... Ben, ti prego, io... Va bene, d'accordo, portiamo pazienza, Farhat. Un lago, quello è tutto matto. Perché non un mare, allora, ma di sabbia? Il mio istinto ottocentenario non mi tradirà. Qui la sabbia è un po' meno calda. Vediamo, forse qualcosa trovo. Ecco, qualcosa luccica, si muove, che fortuna! Solifughi! Odio i solifughi! Io ho paura dei solifughi! Via! E salve, giochiamo ad acchiapparella! Con calma, eh?
Ecco la mia invenzione. L'ho chiamata accalappiatore. Si carica la molla fino in fondo e poi si sgancia il volante azionando questa levetta rossa. Sì, ma funziona bene. Ora potrai giudicare tu stesso. Resta fermo lì, per favore. La proviamo subito e vedrai. 1, 2, 3, 4. Visto? Funziona! Oh! Oh! No! 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 Ho l'impressione che dovrai perfezionarlo. Certo, lo perfeziono, ma non mollarmi così! Prima liberami! Vai, vai! Ha ragione, non puoi mollarlo così. L'ho detto e lo faccio! No! Ho detto che posso! E invece no! Coraggio, vecchio mio! Butta fuori il fiato! Oh! Ops, scusami! Beh, prova ancora. Sei sulla buona strada, ma sono sicuro che puoi fare di meglio. Anche nella scelta delle mutande. Ma che hanno di sbagliato? Non capisco, sono in purissimo cotone egiziano! Sì, ma con dei colori che darebbero il voltastomaco anche a un cammello di bocca buona! Chi vuole dei borek giusti di sale? Ali, che ti è successo? Mai scambiare solifughi per acqua? Ti aiuto, amico! Alt, niente aiutini! Ora mi hai proprio stufato, Ombra! Io non lo abbandono ridotto in questo modo! D'accordo, puoi aiutarlo, ma ad una condizione che devi assolutamente rispettare. Per curarlo, devi usare i tuoi prodigiosi borek. Grazie, lo stesso preferisco fare da solo. No, aspetta, forse usandoli come impacco caldo? Faccio da solo, ho detto! Ehi, guarda qua! Anche addolcito dal borek fa schifo, ma l'antisolifugo funziona sempre. Fortuna che ne avevo a portata di chela. Visto? Con un po' di impegno ce l'hai fatta anche senza aiutino. La Terra compie un giro di 938.866.400 chilometri in 365, non possiamo andare avanti così. Devi calmarti e separarti da me. Non ce la faccio, ho paura. Devi proteggermi. Da che cosa, Ombra? Non capisci? Io faccio parte del Namirash. Sono l'ultimo granello dello scorpione nero. Che cosa mi succederà se mi separo da te? Io non te lo so dire. È questo che mi spaventa. E se finirò dentro il vortice? E se Layla mi assorbirà dentro di lei quando me la troverò davanti? E che c'entrano gli altri? È per questo che li stai torchiando? Ma certo! Credi che mi diverta a trattarli così? Ho assolutamente bisogno di sentirmi protetto da tutti voi! Devo sentirmi sicuro che la prossima volta non falliremo. Magari dovrei dirglielo. No! È un segreto troppo inquietante. Dobbiamo agire con prudenza. Arriverà il momento. Me lo prometti, fratello? Sì, te lo prometto. Ma ora ti prego, devi staccarti da me. D'accordo. Io mi fido della tua parola. Perché, Farat, ti ostini così? Non capisci che non ti serve a niente avere liberato Ombra? È di me che hai bisogno, solo di me. Abbiamo una missione, tu ed io. Non devi lasciarmi sola, altrimenti è la fine. Ho messo in moto qualcosa di terribile che non si può più fermare. Se non ti unirai a me, Farat, tutto è destinato a scomparire. Ah-ha! Ce l'ho fatta! Ehi!
riuscite a vedere? Ho inventato l'iperleggero! Ben! Ali! Ombra! Dove siete? Ehi, vecchio mio! Ce l'hai fatta! Anche tu vedo! Vuoi un passaggio? No, grazie! Devo innaffiare i miei pomodori! Ho buttato qualche seme e guarda qua che meraviglia! E non basta! Questi Ben li cucinerà divinamente! Colpita e affondata! Ben, vieni, ma chiama anche gli altri. Ho scoperto qualcosa di correttamente interessante. Eccola qui la mia correttissima invenzione. L'ho ideata stanotte. Veramente mi sembra il solito koala. Il solito koala è uno scannerizzatore molecolare. Uno scannatore? Ma no, scannerizzatore. Ora vedrai che capacità. Ben, hai qualcosa tipo un pomodoro o un frutto? Appena colto da un mio intraprendente amico scorpione! Ora state a guardare. Sullo schermo del computer compare la struttura molecolare del pomodoro. Oh, bellissima! Non l'avevo mai vista! Interessante! Sorprendente e inutile questa struttura mocacrambolare, o come si chiama? Non capite? Passando Farat e Ombra allo scanner, posso correttamente capire cosa sia successo e così poi... E poi che cosa? Continua! Basta con le mezze misure! Proprio in questo momento mi è venuta l'idea giusta! Geniale! Com'è che non ci ho pensato prima? Armorillo? Foschilla e mentuccia? Fusione in vitro! Ah, bene, reazione riuscita. Prendete pure. Che aspettate? Dovremmo mettere la mano dentro senza sapere cosa c'è? Fifoni! Ci penserà Tilda, che è meno femminuccia di voi. Una scimitarra fatta di sola ombra. Con questa possiamo finalmente darci un taglio e separare Farat da Ombra. La faremo finita una volta per tutte con questa assurdità. Geniale, non c'è che dire. Posso usarla io per primo? Ehi, un momento, potrebbe essere scorrettamente pericoloso. Lo erano anche i solifughi, te l'assicuro. E anche l'accalappiatore, credimi. E i miei borek non sono affatto salati. Non fate i bambini adesso, è in gioco la sicurezza di Farat e Ombra. Certo! Aiutiamo Farat e aiuteremo noi stessi! Mi sembra un ottimo proposito. Ma toglietemi una curiosità. Come pensavate di usare quella scimitarra? Oh, beh... io... ecco... Comunque non ce ne sarà bisogno. Ci siamo separati stanotte. Correttamente corretto! Finalmente ci dirai cosa è successo nel Regno delle Ombre. Ecco, a dire la verità, io non... sinceramente, non me lo ricordo. Ma siamo di nuovo insieme, vero Ombra? Io ricordo una cosa importante. In quel postaccio buio e freddo mi ci ha messo Laila ed è arrivato il momento di saldare i conti con quella strega. Giusto! D'accordissimo! Siete stati bravissimi tutti! Avete superato l'addestramento brillantemente! Siamo forti! Quindi io dico una cosa sola, attacchiamo Laila! Sì, andiamo! Vedrà chi siamo! Bollenti sabbie, mi prudono le chele! Partiamo immediatamente! Bene, anche la demolizia è pronta. Demolizia, ma anche fuochizia! Ci siamo! Hai trovato il punto debole? Correttamente in questo punto. Centro!
Centro! A tutta mazzonella! Adesso dettiamo noi le regole. Ma che diavolo! No, fermatevi! Andate via! Fuoco! No! Le mie pozioni! Le mie armi! Maledetti! Come vedi, non siamo affatto finiti! E io meno che mai! Già, sei ancora in gamba come vecchietto! Ma che ne dici di questo? Tilda, conoscerti è stato molto, molto carescio. Sempre così intrattabile. Perché non ti rilassi per una volta? Ma cosa le succede? Mica le sta facendo così male. Attento! È sicuramente un trucco. Aiuto! No! Via, vattene, sta lontano. No, Layla, Layla, resisti. Mi senti? Ti prego, resisti. Puoi farcela. Vattene di qui. Layla, Layla, resisti. Apri gli occhi, resisti. Non puoi, tu non puoi lasciarmi. Layla. Farad. Non voglio che muoia, voglio starle vicino, perché io sono innamorato di lei. Soltanto adesso l'ho capito, io la amo.